siamo a Manduria, qui abbiamo, siamo comunque nelle serre, cosiddette serre salentine. In realtà noi cerchiamo di raccogliere le uve al giusto grado di maturazione, ma soprattutto quello che ricerchiamo è la maturazione fenolica. Questa è una forma di allevamento, l'alberello classico pugliese, detto a orecchio di lepre, cioè praticamente ci sono due branche dalle quali praticamente si dipartono due speroni e ogni sperone ha due germogli. Quindi lasciamo due gemme per ogni sperone, una gemma franca e il bourillon. E quindi questa è una potatura cortissima che viene fatta. Quindi quattro germogli, mediamente il primitivo ha un grappolo e mezzo, da 100 grammi, quindi riusciamo a fare 400 grammi, 500 grammi. Quindi siamo praticamente a delle produzioni veramente molto limitate per piante. E come dicevo appunto, la qualità si fa sulla fila, e la quantità tra le file. Ma diciamo che la fittezza di impianto è importante per non tutti i vitigni in generale. In realtà più che il vitigno, no, è importante la natura del suolo, questa è una cosa fondamentale. È chiaro, è soprattutto la cosa più importante anche la scelta del portainnesto. Perché è chiaro che su un terreno magro noi possiamo mettere anche un portainnesto che ha una certa vigoria. È ovvio che se poi su un terreno che è già abbastanza fresco, profondo, quindi molto fertile, andiamo a mettere un portainnesto molto vigoroso, abbiamo fatto la frittata, nel senso che praticamente sarà sempre molto... la pianta non raggiungerà mai un grande equilibrio vegetoproduttivo, per cui che cosa accadrà? Ci sarà sempre molta vegetazione, molta spinta, e quindi che cosa succede? Le uve non matureranno bene. È un grammo, 100 grammi, 1000 grammi. Un grammo è il peso dell'acino, 100 grammi è il peso del grappolo, 1000 grammi, praticamente un chilo di uva a pianta. Dovrebbe fuoriuscire poi sostanzialmente una bottiglia di vino. Noi siamo praticamente al di sotto della metà del chilo, perché facciamo 4 etti di uva per pianta, addirittura 400 grammi. Questo nelle vigne giovani. Nelle vigne vecchie, invece, gli alberelli, che hanno un sesto di impianto importante, però non superano mai le 5.000 piante a ettaro, lì addirittura facciamo 20 quintali di uva a ettaro. Quindi capite bene. Poi per quanto riguarda anche i costi, perché immaginate 10.000 piante a ettaro, vanno potate innanzitutto 10.000 piante, quindi non è come potare 5.000 o 4.000 piante che generalmente vengono messe a dimora in diversi areali italiani, quindi significa potare 10.000 piante piuttosto che 4.000, 5.000. Nello stesso tempo anche tutte le operazioni colturali che vengono fatte nel periodo primaverile estivo, quindi come la defogliazione piuttosto che la scacchiatura dei germogli, eccetera. Quindi significa andare a lavorare su 10.000 piante. Noi facciamo tutto manualmente. Perché fare un impianto molto fitto sostanzialmente? Perché se noi mettiamo poche piante per ettaro, raggiungeranno queste piante un equilibrio buono vegeto produttivo dopo 15 anni, dopo 20 anni. Invece il fatto di fare degli impianti molto fitti ci consente di avere molto presto questo l'equilibrio vegeto produttivo, che poi cosa comporta? Comporta un prodotto di estrema qualità. Dalla Puglia è sempre partito tantissimo vino per andare a arricchire un po' tutti i vini del nord Italia, ma anche d'Oltralpe, insomma, questo è quello che è stato in passato. Adesso diciamo che sostanzialmente anche grazie al global warming molte regioni d'Italia, soprattutto regioni del nord, ma anche la Francia stessa, mi viene in mente la Borgogna, quest'anno hanno raccolto in maniera molto anticipata, quindi il global warming ha trasformato un po' tutto, cioè adesso addirittura abbiamo il problema contrario, cioè nel senso che abbiamo dei vini con gradazioni alcoliche molto importanti. Però in realtà noi siamo e rimarremo artigiani, perché trasformiamo solo le nostre uve, per cui non...